Bentrovati quindi al consueto appuntamento con il telegiornale. Il Tribunale di Gela non verrà demolito, l'ha detto il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri ieri in città, ospite ad un convegno organizzato dalla Camera Civile presieduta dall'avvocato Emanuele Maganuco. L'esponente del governo Gentiloni ha anche detto che la Corte d'Appello di Caltanissetta non verrà soppressa. Per quanto riguarda invece la carenza di personale amministrativo, il viceministro ha garantito che fra 2 mesi le procedure concorsuali in merito al bando per 800 cancellieri saranno conclusi, i cui posti diventeranno 2.000 e entro la fine dell'anno si procederà all'assegnazione del personale nei presidi giudiziari in cui c'è carenza. Sentiamo adesso il viceministro al microfono di Donata Calabrese. C'è una carenza di circa l'80% al Tribunale di Gela, come intendete far fronte a questa carenza? No, sugli organici il Ministero sta lavorando sia per quanto riguarda insieme al CSM i magistrati, e quindi oggi invece stanno coprendo tutti i vuoti e rimangono delle criticità sul personale amministrativo. Quindi non so se lei nella sua domanda si riferiva al personale amministrativo o ai magistrati, che sui magistrati col CSM sono stati coperti i posti. Per il personale amministrativo, proprio in questi giorni usciranno le graduatorie del nuovo concorso che è stato bandito, sono 800 posti e diventeranno 2.000. Pensiamo in 2 mesi di poter concludere la procedura concorsuale e ci auguriamo entro la fine dell'anno di poter fornire 2.000 persone agli uffici giudiziari, tra cui quindi anche al Tribunale di Gela. È un tribunale sul quale il Ministero intende investire, vista la criticità, vista anche la particolarità geografica, ma anche le competenze specifiche su un territorio che è un territorio particolare dove il presidio di legalità deve essere sempre rafforzato, e quindi tutti gli sforzi del Ministero della Giustizia saranno concentrati su territori come quello di Gela, che merita una risposta efficace e anche come risorse e come investimenti dal punto di vista strutturale. Il distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta deve rimanere, non c'è nessuna intenzione allo stato del governo di intervenire sui distretti. Caltanissetta, a parte la competenza, l'articolo 11 che ha su Palermo, ma tutta una serie anche di lavoro che stanno facendo sulla criminalità organizzata, la risposta che la magistratura ha dato su tanti temi e anche il funzionamento di questi uffici giudiziari, penso che si debba continuare con questi modelli e non quindi vedere e parlare quindi di modifiche. In che maniera pensate di risolvere la vicenda del Tribunale di Gela, che a tutt'oggi è abusivo? La sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa interviene mettendo dei paletti. Dice il Comune ha fatto bene a non pagare perché le indennità erano troppo alte. Quindi oggi, secondo me, come dice, noi dobbiamo rispettare le sentenze, è giusto che quei cittadini che si sono visti espropriare il loro terreno siano pagati, perché questo abbiano diritto a un indennizzo, però è giusto anche che l'indennizzo sia proporzionato, sia equo e sia liquidato secondo dei criteri oggettivi. Mi sembra in questa questione, dagli atti che ho potuto leggere, che in realtà si contestava una perizia, una liquidazione troppo alta che aveva portato il Comune a non pagare quell'indennizzo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa dice oggi vanno pagato ed è giusto pagare, ma il prezzo deve essere, l'indennizzo deve essere equo, e quindi detta già dei criteri. Io penso che le parti possano trovare un accordo nel soddisfare chi si è visto privare di un terreno, ma nello stesso tempo di non pensare che uno possa sopravvalutare un terreno, ma la procedura espropriativa pone dei paletti, e quindi un indennizzo è giusto che sia dato, ma che sia equo, che sia proporzionato, e quindi che non si possa pensare a una eccessiva liquidazione. Quindi penso che il giudice abbia dettato dei paletti. Per quanto riguarda il Ministero che è stato chiamato in causa, lavoreremo perché si arrivi a un accordo e a una conciliazione. Insomma, non verrà demolito il Tribunale di Gela? No. Una lettera aperta è stata inviata all'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi dal consigliere comunale di Sicilia Futura Sandra Bennici in merito ai disagi che si registrano al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Bennici invita l'esponente della giustizia
diretta a toccare con mano le difficoltà in cui si trovano a lavorare i medici e i paramedici, assenza di risorse umane e di attrezzatura, per non parlare della promiscuità in astanteria per assenza di posti letto nei reparti. Sentiamo. Invito direttamente l'assessore Gucciardi a recarsi qui da noi, non solo per le feste dell'Unità, oppure si ricorda di Gela perché è il paese del presidente Crocetta, però quello diciamo che è un'altra storia, non la consideriamo. Ma lo invito a recarsi a trascorrere almeno un'ora in un pronto soccorso di frontiera come quello di Gela, per rendersi conto che effettivamente la situazione è paragonabile agli ospedali dell'Africa, dove mi sembrava di essere in un ospedale di Medici Senza Frontiere. E questo chiedendo all'assessore che fine ha fatto la normativa sulla AFT. Le AFT sono delle aggregazioni di medici in modo tale da far sì che il pronto soccorso possa accogliere solo i codici rossi, perché altro problema del pronto soccorso sono le file d'attesa dei cittadini, perché ci si reca al pronto soccorso anche per una semplice distorsione, per un picchio di pressione. Invece, attraverso la normativa delle AFT, il pronto soccorso si occupa soltanto dei cosiddetti codici rossi, mentre tutti gli altri codici verrebbero smistati in queste AFT. Quindi mi chiedo perché in Sicilia non è possibile applicare la normativa che invece è già vigente in tutto il resto d'Italia. Detto ciò, ho avuto modo di constatare che i medici dell'ospedale del pronto soccorso del Vittorio Emanuele riescono, nonostante le condizioni disastrate, a lavorare in maniera encomiabile, dando dimostrazione di dedizione, di professionalità, di amore per il lavoro che fanno, perché effettivamente il lavoro di medico è una missione e loro riescono a portare avanti questa loro missione in condizioni veramente disastrate. E colgo l'occasione per fare un particolare ringraziamento alla dottoressa Loredana Collura, che l'altra sera si è ritrovata a gestire una situazione notevolmente difficile, ma insieme allo staff che lo ha coadiuvato, non mi ricordo i nomi, non me ne vogliano, ma non è riuscita a gestire, dato che c'era un codice rosso molto importante di un ragazzino che a causa di un incidente stradale riportava una situazione veramente difficile e grave, è riuscita a gestire tutto quello che erano i diversi codici che si presentavano alla sua presenza veramente in modo eccellente. Io di questo la voglio ringraziare. E quindi ritornò nuovamente all'assessore dicendo: cerchiamo di far sì che la Sicilia non può essere considerata l'Africa dell'Italia. Cerchiamo di applicare la normativa così come è in tutto il resto d'Italia. Io non sto parlando di nient'altro, soltanto di una normativa che c'è, che deve essere applicata, in modo tale che il nostro pronto soccorso possa essere messo nelle condizioni di lavorare in maniera serena, affrontando appunto i codici rossi e dando priorità solo a quello, e mettere anche i cittadini nelle condizioni migliori per ottenere quello che è il diritto alla salute. Questa mattina, presso la chiesa San Giovanni Evangelista di Macchitella a Gela, si è svolta la commemorazione religiosa del 21° anniversario della morte del maresciallo ordinario Sebastiano Dimmè, medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Alla celebrazione erano presenti, oltre ai familiari del maresciallo ordinario Dimmè, i vertici regionali, provinciali e locali dei carabinieri, i rappresentanti dell'amministrazione comunale e del consiglio comunale. La cerimonia religiosa si è conclusa con la solenne deposizione di una corona sulla tomba del maresciallo ordinario Dimmè presso il cimitero monumentale. E al termine della commemorazione, l'Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica, capeggiata da Antonio Benfatti, ha consegnato al comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Riccardo Galletta, il crest della sezione.
Nel corso della seduta di consiglio comunale sul tema del protocollo ENI e dell'accordo di programma, il gruppo consiliare del Partito Democratico, preso atto che l'attuazione dell'accordo del 6 novembre 2014 si è rivelato inadeguato al mantenimento dei livelli occupazionali del territorio, ha compromesso lo stato sociale ed economico della nostra città, impoverimento delle famiglie, esodo di lavoratori sia del diretto che dell'indotto. Ritiene che bisogna rinegoziare i termini di quell'accordo. Chiediamo al governo nazionale, scrive il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta, sforzi aggiuntivi a favore del nostro territorio. Aggiorniamo il protocollo d'intesa, riapriamo il tema delle compensazioni. È necessario aumentare il ristoro e slegare l'erogazione di risorse del rilascio delle autorizzazioni. È necessario riempire i contenuti l'accordo del programma, chiudere nel breve termine l'iter prevedendo un impegno finanziario importante per tutelare i lavoratori dell'indotto e per ridare speranza ad un territorio in agonia. Il Partito Democratico pretende l'inserimento dell'area di Gela nelle zone economiche speciali come volano per la ripresa economica della città ed invita l'amministrazione comunale ad uscire dall'isolamento e concordare con il Consiglio Comunale una linea comune. Il Dipartimento della Programmazione alla Regione Siciliana, con il supporto del Nucleo di Valutazione e del Formez, ha comunicato al Sindaco Domenico Messinese l'ammissibilità dell'autorità urbana di Gela come prerequisito del successivo riconoscimento quale organismo intermedio. In Sicilia finora solo un'altra autorità ha ottenuto questo riconoscimento. Assieme al Comune di Vittoria, Gela, per conseguire questo risultato, ha condotto il corretto iter istruttorio composto da un accordo tra i due enti, varie delibere di giunta e la relazione sull'attività di monitoraggio dei comuni nella qualità di beneficiari. Nell'ambito dell'attuazione del programma operativo regionale FERS 2014-2020, i comuni di Gela, che è capofila dell'autorità urbana, e Vittoria, rappresentando il quinto polo urbano in Sicilia, godono di una riserva finanziaria di circa 36 milioni di euro, distribuita su quattro obiettivi tematici: agenda digitale, energia sostenibile e qualità della vita, cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ed infine inclusione sociale. L'agenda digitale mira allo sviluppo di servizi per la cittadinanza e per le imprese orientati su principali settori di fruizione e sulla interoperabilità nell'ambito dei diversi settori del comune. Energia sostenibile, qualità della vita e cambiamento climatico prevedono robusti interventi sotto il profilo energetico, sia sull'involucro edilizio che sui sistemi di monitoraggio e regolazione degli edifici pubblici. Con la prevenzione e gestione dei rischi si intende intervenire con un sistema di infrastrutture finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del territorio sotto il profilo della mitigazione del rischio idrogeologico. In considerazione della fragilità del contesto ambientale, le infrastrutture saranno caratterizzate da un minimo impatto e da tecniche orientate ai principi di ingegneria naturalistica. Con l'inclusione sociale, infine, verranno intraprese misure per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari di assistenza primaria. Il percorso tematico, ha detto il sindaco Domenico Messinese, è il culmine di una condivisione che l'amministrazione comunale ha intrapreso nei mesi scorsi con i soggetti istituzionali e socio-economici del territorio, a cui va un ringraziamento sentito per l'obiettivo raggiunto. Sete di acqua, sete di diritti, sete di legalità. A Niscemi nel 2017 si lotta ancora per l'acqua. Non è una fotografia del dopoguerra quella che succede nella terza cittadina più grande della provincia nissena, ma una cruda realtà. A Niscemi l'acqua non c'è. In tempi normali l'acqua viene distribuita ogni 7-8 giorni, ma a causa di una rottura della tubazione nell'ultimo mese l'acqua è stata distribuita a distanza di 20 giorni. Per questa ragione domani i cittadini scenderanno per le strade per chiedere una risoluzione del problema idrico. La manifestazione organizzata dal Comitato Cittadini Acqua Tutti i Giorni partirà dalle 10 da Viale Mario Gori e si concluderà in Piazza Vittorio Emanuele. Luglio Insieme è l'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Gli Amici di Antifemo ed Entimo, presieduta da Franco Città, che si è svolta nella casa circondariale di Contrada Barate a Gela.
Una manifestazione ludico-ricreativa che ha avuto lo scopo di offrire momenti di spensieratezza ai detenuti, apprezzate le esibizioni di Andrea Infurna, Consuelo Lisciandra, Rosalba Piva, Angelo Alfieri, applauditissime le allieve delle maestre Claudia Abate e Chiara Raetano. Ancora una volta le associazioni del volontariato territoriale si sono fatti presenti per darci una mano d'aiuto e per regalarci ancora una volta il sorriso, quindi un ringraziamento particolare a Francesco Città, agli amici di Antifeme d'Entimo e all'opificio artistico, perché ci stanno regalando appunto oggi un momento di piacevole ricreazione per condividere insieme quelli che sono i valori ancora una volta del volontariato che per noi sono essenziali. Proseguo l'attività di collaborazione con la comunità esterna, con la città di Gela. Questa è l'ennesima iniziativa che noi facciamo in termini di innanzitutto produzione di sicurezza. La prosecuzione di attività di questo tipo ci consente di dare un messaggio chiaro alla popolazione detenuta, ma anche alla città, che è quello di inclusione e di possibilità di cambiamento. Una giornata interessante e importante per la casa circondariale di Gela, che fa sentire la vicinanza della città a chi sta dentro questo luogo, e il fatto di organizzare una giornata di ricreazione, sostanzialmente di cultura, è un contributo che si dà a quanti operano e devono stare all'interno di questo luogo. Siamo stati invitati a prendere parte a questa manifestazione, abbiamo accettato veramente di buon grado e siamo felici di poter dare qualche ora, qualche momento di svago e di allegria in questo posto. Siamo venuti qui con i nostri allievi, speriamo che insomma possa essere una giornata veramente di solidarietà, di intrattenimento e di allegria. Quando ci sono queste manifestazioni in cui si può fare volontariato, sono sempre il primo a farlo, perché penso che regalare un sorriso non costa nulla. L'associazione Gli Amici di Antifemo ed Entimo ha organizzato questo momento ricreativo per gli ospiti della casa circondariale di Gela, avvalendosi della collaborazione di molti volontari che collaborano con l'associazione, e in particolare l'opificio artistico di Claudia Abate, la maestra di canto Chiara Raetano, Consuelo Lisciandra, Rosalba Piva e Angelo Alfieri, che ciascuno di loro presenterà qualche pezzo canoro. E poi abbiamo avuto una grande opportunità, quella della collaborazione del grandissimo, anche se ancora in tenera età, di Andrea Infurna, uno showman eccezionale. Si insedierà ufficialmente martedì 11 luglio alle 15 a Gela il tavolo tecnico dell'area logistica integrata del quadrante sud-orientale della Sicilia, come strumento di sintesi della pianificazione dello sviluppo della portualità del distretto sud-orientale dell'isola. Al Teatro Eschilo sottoscriveranno un documento di sviluppo e di proposta il Comune di Gela, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Siciliana, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, il Porto di Messina, il Comune di Siracusa e l'Interporto di Catania. Adesso linea alla regia per un breve messaggio pubblicitario. A più tardi. Di nuovo con noi, apriamo la seconda parte del telegiornale con la notizia del secondo anniversario della morte di Giuseppe Lauretta, 36 anni, socio del Veteran Motor Club di Gela, per il quale è stata promossa un memorial a lui dedicato dal titolo Tutti Uniti per Ricordarti. Domenica 9 luglio il programma prevede alle 10 il ritrovo dei partecipanti in piazza Umberto I, alle 11 una sfilata per le vie della città, alle 12 il riordino delle auto sempre in piazza Umberto I, alle 12.30 la partenza per Bosco Zai sulla provinciale per Butera, dove sarà consumato il pranzo, e poi alle 16.30 il rientro. Un atto dovuto, così dichiara l'assessore alle politiche sociali Carlo Campione, riferendosi ai controlli che in questi giorni sta eseguendo la Polizia Municipale sui residenti di via Puccini. 64 famiglie tra proprietari e assegnatari che non hanno ancora abbandonato le loro abitazioni. Nonostante l'ordinanza sindacale, che fissava tempi certi per lasciare le case, sia scaduta ormai da tempo. Un vero e proprio dramma per i residenti di via Puccini. Procede intanto l'iter avviato dall'Istituto Autonomo Case Popolari e dal Comune per l'assegnazione dei nuovi alloggi.
Diciamo che il Comune sta svolgendo un'attività di coordinamento certamente tra gli ECP, tra la Regione, tra le persone che vivono il dramma di perdere una casa. Io voglio scongiurare questa preoccupazione perché oggettivamente è tutto sotto controllo. E allora dobbiamo distinguere i proprietari dagli affittuari. I proprietari stanno svolgendo un'azione diversa, cioè quella di individuare il quantum della loro casa per fare in modo che la Regione elargisca un contributo e loro possano in questo caso acquistare un appartamento che già hanno individuato. Quindi aspettiamo questa dichiarazione ufficiale da parte della Regione. Per quanto riguarda gli affittuari, oggi appunto scade il termine del secondo bando. Cosa significa? Che sappiamo esattamente quali sono gli immobili e ora bisogna quantizzare il valore degli immobili. Quantizzato questo valore degli immobili che l'ECP acquisterà, sommato al quantum del denaro che vogliono i proprietari, esattamente l'ECP individuerà la somma da chiedere alla Regione. Pertanto il successivo passaggio è quello che la Regione emanerà un decreto di liquidazione all'ECP. Fatto questo, diciamo che la situazione è completamente chiusa. Ora la preoccupazione che si ha da parte degli abitanti di Via Puccini è la verifica che stanno facendo i vigili urbani, se hanno ricevuto la notifica e se sono ancora residenti in Via Puccini. Questo è un atto dovuto successivo all'ordinanza. Estate gelese con la musica colta nei locali dell'ex monastero delle Benedettine a Gela. Si comincia domenica 9 luglio prossimo alle 21.15 con il concerto inaugurale con l'Orchestra Mediterranea Opero Studio di Filadelfia, l'iniziativa dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra col patrocinio della Regione e del Comune. E ancora cultura con Teatro Sotto le Stelle nel piazzale dell'Antidoto di Macchitella. 10 gli spettacoli in programma. Si parte oggi con la compagnia teatrale Cast di Rosolini che porterà in scena Il malato immaginario di Molière. La rassegna si concluderà l'1 settembre e tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. Sentiamo il nostro servizio. Teatro Sotto le Stelle, la rassegna che anche quest'anno farà divertire i nostri concittadini e si comincia stasera con uno spettacolo esilarante. Di che si tratta? È uno spettacolo, come hai detto tu, esilarante, è Il malato immaginario. E nella vita siamo quasi tutti ammalati. Con i tempi che corrono, comunque. Chi veramente e chi un po' meno. E chi un po' meno, noi veramente. Comunque, in ogni caso, stasera iniziamo il Teatro Sotto le Stelle al Cineteatro Antidoto. Come si sa, la gente sicuramente verrà e fa pure rima. Lo spettacolo inizia alle ore 21.15 e poi tu mi devi dire, ma quanto si paga? Quanto si paga? 6 euro a coppia, quest'anno c'è un euro in più. L'euro in più è in beneficenza perché mi aggiustare un garage della mia casa. Perfetto. Manuele, allora qualora lo volessero i nostri telespettatori potrebbero anche regalare agli amici un biglietto, no? Sarebbe un nuovo modo per festeggiare un compleanno, un anniversario, un onomastico, con 6 euro, una bella serata. Una bella serata, 6 euro a coppia, una volta una persona mi ha detto, dice, ma io dice, non sono sposata, è bene solo, 3 euro. Dunque rinnoviamo l'appuntamento per stasera, un appuntamento che sarà settimanale fino? Ogni venerdì alle 21.15 fino al 1 settembre, però nell'intermezzo sicuramente faremo qualche fuoriuscita come compagnia teatrale Antidoto. E che cosa dirvi? Passeremo un'estate al Teatro Macchitella, all'Arena, all'aperto, senza aria condizionata e di questo possiamo anche risparmiare, giusto? Comunque, non abbiamo niente da dire, si inizia stasera 21.15 Il malato immaginario e noi lo siamo. 5 istruttori del Gymnasium Club di Gela hanno partecipato alle finali nazionali della Federazione Ginnastica d'Italia che si sono svolti a Rimini. Si tratta di Ilenia Cosenza, Simona Scerra, Emanuele Romito, Walter Migliore e Luigi Di Tavi. Per 11 giorni sono stati convocati come giudici di gara alla Palafiera con più di 18.000 atleti. Fra pochi giorni si concluderà inoltre anche il Gym for Life a cui prendono parte gli istruttori Luigi Di Tavi, Martina Porreca e Mariangela Martucci. Le emozioni vissute hanno insegnato che
solo impegnandosi ogni giorno al di più e si è più forti di ogni difficoltà. Ha riferito il direttore sportivo Walter Micichè in collaborazione con Porto San Giorgio, Federginnastica e Panathlon International, rappresentato da Luigi Innocenzi. La Gym Campus Sociale ha dato la possibilità ai ragazzi residenti nelle zone centrali colpite dal terremoto di avvicinarsi ad una settimana dello sport, avendo anche a disposizione uno staff tecnico-pedagogico altamente qualificato. Con questa notizia è tutto, grazie per l'ascolto e arrivederci alle prossime edizioni del nostro telegiornale.